chiusura in sicurezza delle scuole nel nuovo anno scolastico. Grazie Presidente, colleghi senatori, Ministro. Siamo felici finalmente di averla tra noi, cosa che abbiamo sperato in questi giorni di frenetico lavoro della Commissione Istruzione, impegnata nell'esame del suo decreto scuola. Ma duole sottolineare che non l'abbiamo mai vista e anche ieri, in sede di discussione generale del decreto, la sua assenza è pesata molto in quest'Aula. Le dicevo che avremmo avuto piacere averla con noi in commissione per essere rassicurati non solo come esponenti della Commissione Istruzione, ma soprattutto come cittadini e genitori in merito a quando e in che modo intenda far riaprire le scuole e con quale tipo di didattica per assicurare nel modo migliore il diritto allo studio di tutti gli studenti italiani in condizioni di massima sicurezza sanitaria per fronteggiare il Covid-19. Sin dal momento della decisione di chiudere le scuole, da parte sua, non c'è stata linearità di comportamento. Le sue dichiarazioni sono state spesso contrastanti, comunicate prima ai media, purtroppo, che nelle sedi istituzionali. Eppure non si può dire che non sia adeguatamente supportata nelle sue decisioni, visto che il suo è l'unico ministero ad avere ben due task force di consulenti ed esperti di settore. Voglio sottolineare che mentre nel resto d'Europa le scuole stanno gradualmente riaprendo, anche se con molte limitazioni di sicurezza sanitaria, come il distanziamento, la riduzione del numero di alunni per aula, le sanificazioni, le mascherine, l'Italia ha previsto un'ipotesi di riapertura a settembre, ma nessuna modalità è stata ufficialmente indicata riguardo a quanto andrà fatto per moltiplicare le classi, ampliare gli spazi, aumentare gli addetti per la sanificazione costante delle aule e per la gestione delle mense, ma soprattutto quale sarà la strategia per assicurare un numero adeguato di insegnanti, compresi quelli di sostegno. Per concludere, si stima che circa il 30% delle scuole paritarie a settembre non riaprirà e circa 300.000 studenti affolleranno le scuole pubbliche. A tale proposito vorremmo sapere, Ministro, come vi state preparando a questa che più che un'eventualità sarà una certezza. Vorremmo essere informati, Ministro, su questi aspetti fondamentali per la vita del Paese, perché le famiglie, per programmare un minimo quello che sarà il loro futuro da qui a qualche mese, hanno bisogno di informazioni certe e attendibili. Le saremmo grati, Ministro, se lei ci fornisse qualche risposta sulle questioni che le abbiamo rappresentato. La ringrazio. Il Ministro Azzolina risponde all'interrogazione illustrata. Grazie signor Presidente. Senatrice Saponara, il Governo accompagnerà il ritorno a scuola delle nostre studentesse e dei nostri studenti garantendo la massima sicurezza e la continuità didattica. A tal fine stiamo lavorando in sinergia con il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute. Il documento con le indicazioni di carattere sanitario e alle limature finali e sarà reso noto nelle prossime ore. Ricordo che analogo documento è stato già adottato per lo svolgimento in presenza degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Oltre a ciò, il comitato di esperti da me nominato sta lavorando intensamente da settimane per fornire indicazioni per la ripresa dell'attività didattica. Anche questo secondo documento sarà presentato a breve. Oltre al lavoro appena menzionato, è naturalmente indispensabile il lavoro da portare avanti e da realizzare con il coinvolgimento di forze sociali ed enti locali. Voglio ribadirlo con chiarezza. La riapertura delle scuole a settembre e la ripresa dell'attività didattica in presenza sono un'esigenza per gli studenti e per le loro famiglie ed è un obiettivo condiviso da tutto il Governo. In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico verranno fornite a tutte le scuole precise indicazioni operative,
flessibili rispetto alle caratteristiche di ciascuna istituzione scolastica. Al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie, il Governo nel decreto legge rilancio ha disposto un fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con uno stanziamento di 1 miliardo di euro in 2 annualità. Lo stesso decreto ha incrementato il fondo per il funzionamento delle scuole statali di 331 milioni per interventi volti a garantire lo svolgimento del prossimo anno scolastico in condizioni di sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica. In tema di edilizia scolastica, il decreto rilancio ha previsto misure di semplificazione amministrativa per consentire agli enti locali proprietari degli immobili di operare celermente. Peraltro, nella fase di conversione del decreto legge 22/2020, è stato ieri approvato in 7ª Commissione qui al Senato un emendamento importante. I sindaci e i presidenti di provincia, infatti, avranno poteri commissariali al fine di poter porre in essere velocemente quanto necessario per portare a termine i lavori di edilizia scolastica. In merito alle scuole paritarie, va menzionato che l'articolo 233 del decreto legge 34 del 2020 ha stanziato appositi finanziamenti straordinari, pari a complessivi 150 milioni di euro. Ciò dimostra la volontà del Governo di tutelare tutti i nostri studenti, rispettando la libertà di scelta educativa delle famiglie. Interviene in replica la senatrice Saponara. Ministro, la ringrazio per la risposta, della quale non posso sicuramente dire di essere soddisfatta. E questo a ben vedere, perché così come siamo in ritardissimo con il decreto che oggi andremo ad approvare o a disapprovare, io temo che siamo e saremo in ritardissimo anche per la riapertura delle scuole. Lei non pensa, Ministro, che tutto questo dovrebbe già essere sul tavolo di chi deve approntare le scuole, la didattica, la riorganizzazione del personale? Settembre è domani. Io, Ministro, la prego, la scongiuro, ascolti le persone direttamente coinvolte nel mondo della scuola. Io penso che sia quello che a lei fondamentalmente manca. La ringrazio e spero veramente che lei possa ascoltare questo mio umile consiglio. Grazie mille. Il senatore Moles illustra l'interrogazione numero